Benvenuti alla prima puntata del 2015 di Motor News, un altro anno in cui saremo in onda con tutte le novità del mondo dell'auto, come di consueto, con 40 puntate a partire da questa. E in questi 24 minuti dedicati al mondo dell'auto vedremo il primo salone dell'automobile, come da tradizione, il North American International Auto Show che si tiene a Detroit. Vedremo un servizio delle highlights del salone americano e anche svilupperemo lungo le diverse puntate le principali novità che sono state presentate nel salone americano. Vedremo anche, appunto, per iniziare questo sviluppo di tutte le news del salone americano, la nuova Ford GT con un servizio di Marco Ceghella proprio in questa puntata. Poi la Peugeot 2008 Castagna, frutto della collaborazione tra Peugeot Automobili Italia e Carrozzeria Castagna di Milano, che hanno presentato un'altra esclusiva vettura della Casa del Leone. E infine la consueta prova su strada, questa volta il turno della Kia Carens, che abbiamo guidato insieme alla nostra collaboratrice Lilia Marcucci. Però iniziamo subito con il primo dei servizi, con gli highlights del North American International Auto Show di Detroit. Year after year, the world's most important motor shows start here in Detroit. Il North American International Auto Show, o se preferite abbreviato il NAIAS, oppure se preferite ancora in italiano il Salone di Detroit, tradizionalmente è il primo salone dell'anno, che apre le sue porte del Cobo Center appena dopo le luminarie di Natale e Capodanno si sono spente. Inoltre, il recente matrimonio Fiat Chrysler lo rende più interessante al pubblico italiano, considerando che ci si aspetta sempre qualche novità tricolore nel salone della città americana dell'automobile. Lasciando da parte i campanilismi, che in piena epoca di globalizzazione hanno poco senso, il salone di Detroit ha fatto vedere novità interessanti del settore in un mercato molto importante. Seguendo le immagini vediamo per primo Alfa Romeo, uno dei tre brands globali dell'alleanza italo-americana. Alfa ha presentato in anteprima per l'America la 4C Spider di serie, già vista l'anno scorso a Ginevra, un'auto che il mercato americano apprezza sia per il suo marchio che per le sue linee sportive da supercar con feeling italiano. La grande novità Audi di Detroit è stata l'ultima generazione della Q7, nella quale spiccano molte caratteristiche tecniche e di avvolerie elettroniche. Il grande SUV tedesco è dimagrito di 325 kg in un colpo solo, grazie alle nuove tecnologie di costruzione con materiali leggeri, mentre nella gamma si prevede lo spazio anche per il nuovo diesel ibrido plug-in che equipaggia la versione Q7 e-tron 4. BMW ha presentato a Detroit la gamma della serie 6 aggiornata, che negli Stati Uniti trova uno dei suoi mercati di riferimento. L'aggiornamento delle linee è stato leggero, senza pesanti sconvolgimenti, ma ha coinvolto tutta la gamma, dalla coupé alla gran coupé, dalla cabrio alle varianti sportive M, senza nessuna esclusione. In rigoroso ordine alfabetico parliamo di Cadillac, che al Cobo Center di Detroit ha messo al centro della scena la nuova CTS-V, dotata di un potente motore V8 sovralimentato in grado di erogare 649 cavalli, punta dell'iceberg del rinnovamento della gamma sportiva dopo la piccola ATS-V presentata a novembre al Salone di Los Angeles. A 6.2-liter V8 with 649 bhp, Recaro seats, and an electronically controlled differential lock. Market launch in Germany is expected at the end of 2015. Chevrolet goes one step further with alternative drive and shows in Detroit for the first time the second generation of the Volt. The new Volt is built on the same platform as the next Chevrolet ha svelato la seconda generazione della Volt, l'elettrica dotata del range extender, della quale parleremo nel nostro format Electric Motor News. L'ultima delle Big Three di Detroit, visto che abbiamo già parlato di Chrysler e General Motors, ha messo in mostra diverse vetture sportive. Si tratta della nuova Focus RS, la Mustang Shelby GT350R e la F150 SVT Raptor,
Questi ultimi due prototipi rivolti in modo particolare al mercato americano, mentre tra poco in questa puntata vedremo il servizio della Ford GT, un'altra supersportiva della casa dell'ovale blu. Honda, attraverso il marchio Acura, ha presentato finalmente in versione di produzione disponibile per i fortunati acquirenti la supersportiva Acura NSX, dotata di propulsore V6 ibrido alloggiato in posizione centrale e tre motori elettrici. L'auto verrà costruita negli Stati Uniti e qui da noi la vedremo come Honda NSX quasi sicuramente al Salone di Ginevra del mese prossimo. Infiniti ha svelato la Q60, un concept che dovrebbe trasformarsi in una coupé in produzione sviluppata in collaborazione per alcuni particolari con Mercedes-Benz, mentre la concorrente diretta Lexus ha portato la GSF, berlina dotata di un motore V8. Mercedes-Benz ha sbarcato in America con una gamma importante di modelli, quali la nuova GLE Coupé, con versioni AMG e AMG Sport, realizzate su base classe C e GLE Coupé. Nissan ha proposto il pick-up Titan completamente nuovo, equipaggiato con un inedito, per queste latitudini, motore diesel, che comunque si diffonde poco a poco sempre di più negli States. Risponde subito Toyota con un'altra pick-up, la mid-size Tacoma, che sarà una delle concorrenti in un settore molto forte negli Stati Uniti e che fa gola a tutti i costruttori. Honda ha portato una sua nuova versione di auto dotato di celle a combustibile, che sarà tema per un servizio in Electric Motor News. E ovviamente non poteva essere assente la nostra cara Formula E, in modo particolare considerando che le prossime due gare si terranno a Miami, in Florida, e a Long Beach, in California.